Il sindaco, signor Presidente, colleghi consiglieri comunali. Ho assistito a questa prima fase del consiglio comunale guardando lo svolgimento dei lavori con una certa preoccupazione. Ho ascoltato con attenzione gli interventi che hanno preceduto questo mio, fatto dai colleghi Cuccio, Balsamo, Nando D'Anna, Franco Troiano e quant'altri hanno detto qualcuno in Verona. Io volevo soltanto evidenziare un aspetto di questa fase preliminare del mio intervento. Mi rivolgo al collega di sinistra che è Nando D'Anna, perché effettivamente è da un po' che non c'è un serrato dibattito politico nella Sicilia, per cui io credo che le sue riflessioni siano condivisi, metto già da ora la mia disponibilità a sottoscrivere con tranquillità una richiesta di consiglio comunale che abbia del centro e come ordine del giorno soltanto il dibattito politico chiarificatorio sia nei banchi della maggioranza ma sia con l'intero consiglio comunale, considerato che il consiglio comunale è espressione del popolo e dei cittadini ed è giusto che le gente interna ai partiti e interna alle coalizioni trovino poi nell'assise civica la possibilità di essere portati all'esterno. Per cui già da ora, se il collega di sinistra deve lavorare, tenga conto che c'è la mia firma rispetto alla possibile richiesta del Consiglio Comunale. Però oggi non è il momento del dibattito politico, nel senso etimologico del termine. Oggi è il momento di una delicata fase della vita amministrativa della nostra città, che è quella relativa all'approvazione del bilancio di previsione con gli annessi allegati, quindi delle società collegate. Ed io ritengo che quando nel Consiglio Comunale approdano atti di importanza non soltanto politica ma anche di importanza amministrativa, sia necessario che si facciano dei ragionamenti seri e tecnicamente corretti, quindi altrimenti si corre il rischio poi di incidere e andare incontro a delle divagazioni che sinceramente hanno poco di politico e tanto di personale. Dico questo perché ho osservato con ulteriore grave preoccupazione l'esito della votazione della proposta di invio di questo Consiglio per una serie di motivi e invito soprattutto i colleghi della maggioranza, la maggioranza reale che governa questa città e che continuerà a farlo nei prossimi mesi e io sono convinto nei prossimi anni, a riflettere su quello che sto dicendo, perché di fatto noi oggi ci troviamo di fronte a un documento contabile e programmatico che deve essere obbligatoriamente rivisitato. Non è un'opzione quella che ci viene offerta dalla prefettura. La comunicazione che è agli atti di questo Consiglio Comunale e quindi a disposizione dei consiglieri comunali è molto chiara. La prefettura, l'aggiudicazione dell'ente provincia, ci invita a rivisitare la riquota della tassa. Rispetto a questo invito, che non è tanto un invito ma è un obbligo, io credo che chi fa politica attentamente e con iniziative particolari non possa sottrarsi a tale onere. Il mio non è un tentativo di convincere la restante parte della maggioranza, perché io non nego che purtroppo ancora oggi si deve registrare un momento di cavitazione interna alla maggioranza stessa. Momento di cavitazione che a mio avviso va chiarito in tempi stretti, anche perché noi dobbiamo prendere atto se c'è la volontà e la capacità di proseguire questa esperienza di governo o se realmente dobbiamo rimettere nelle mani del popolo il responso finale di quella che dovrà essere una piccola amministrazione. Io credo che il rinvio di questo capo trovi diverse motivazioni, al di là di quella squisitamente tecnica che ora evidenziamo, che ci impone la necessità di rivisitare un allegato importante al bilancio, tutta la parte dunque legata alla TASU che incide in maniera notevolissima sull'intero assetto contabile del documento di cui oggi parliamo, io credo che ci sia poi anche una valutazione di tipo politico. Per vicissitudini varie legate anche a una campagna elettorale non molto lontana, quella delle elezioni regionali, c'è stata qualche difficoltà oggettiva e qualche ritardo anche della Commissione Bilancio e me ne faccio carico
di assumermene la responsabilità, ma insieme ai colleghi che compongono per ovviamente la commissione consigliare, che forse durante quel periodo di campagna elettorale, presi da impegni in aiuto elettorale, appunto, ci siamo un attimino distanti e abbiamo rallentato la marcia rispetto a un documento che invece necessita della nostra dovuta attenzione. Ecco, io stesso già ho provveduto a riconvocare la commissione di bilancio per mercoledì e per venerdì, perché sono convinto che il documento preparato egregiamente, sicuramente, dall'assessore Iuti e da Montanti, vada modificato in alcune sue parti importanti. Franco Loriano prima parlava della statalizzazione dei servizi, ma io non sono di quell'idea, per cui è opportuno che si divida l'intero assetto del documento e si apportino laddove così mi terrà opportuno politicamente e amministrativamente i dubbi a voce. Io sono sempre stato forte sostenitore del lavoro delle commissioni consigliari, per cui oggi non vedo come un consiglio comunale possa licenziare un capo di così delicata importanza senza che sia passato per la commissione consigliare comunale. Abbiamo tra l'altro la fortuna che il Ministero dell'Interno, questa mattina, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha prorogato l'approvazione del previsionale al 30 di giugno. Orbene, pur prendendo atto che sarebbe una eccessiva leggerezza giungere all'approvazione del documento contabile al 30 di giugno, è altrettanto vero che noi oggi abbiamo realmente la possibilità, caro Pepe, cari amici che fanno parte della commissione di bilancio, di poter incidere su quel documento, apportando come già emendamento stiamo preparando i dovuti approcci. È chiaro che l'appello io non lo posso rivolgere ai colleghi dell'opposizione. È chiaro che in politica c'è un chiaro gioco delle parti, anzi a mio avviso stamattina è importante che si segni quella differenza tra chi governa e chi fa opposizione, anche se chi fa opposizione ha comunque la responsabilità di governo. E nelle fasi di bilancio, secondo me, questo spettacolo diventa così invalicabile che se venisse valicabile significherebbe che c'è qualcosa di non chiaro, di non pulito, che è un di non socialismo. Poiché così non è, per cui io l'appello non lo ricordo tanto, vuol dire che l'opposizione che dovrà fare il loro dovere, contribuendo a migliorare il bilancio, ma chiaramente essendo un bilancio, oltre a un documento amministrativo contabile, anche un documento politico, io so che alla fine il loro voto sarà probabilmente di bocciatura del documento, o quantomeno, laddove dovessimo convincerlo dell'affrontare lo stesso, di astensione la migliore delle cose. Il vero invito e il vero messaggio politico che io lancio stamattina lo lancio ai colleghi della maggioranza, che hanno la responsabilità in primis di poter uscire. Oggi proseguire questa inutile discussione, perché purtroppo è inutile, ma non per volontà politica nostra, perché è arrivato un atto che di fatto va a inficiare il lavoro che stiamo svolgendo. Il bilancio deve essere necessariamente rivisitato e tra l'altro c'è una valutazione politica che faccio da presidente della commissione, che è quello che l'altro non è stato licenziato in commissione. Non capisco come sia possibile che voi votiate come una proposta di rinvio del Consiglio Comunale. Significherebbe andare a votare il bilancio di previsione di oggi e significherebbe andare a votare il bilancio di previsione comunque, molto sia da un punto di vista tecnico, istituzionale, perché è arrivata una nota di un organo a noi superiore che ci obbliga a predisporre delle modifiche e dei mutamenti, e se dal punto di vista locale, non essendo il bilancio stato visionato, come giustamente diceva il collega Troiano, dalla parte politica cittadina. A fronte di ciò, e condividendo la necessità di un dibattito politico rispetto alla mia richiesta, io ho dato la mia adesione, e quando mi impegno quello è a fare il Consiglio Comunale che sia dedicato solo al dibattito politico, io però credo che veramente sia un atto di forte responsabilità non votare il rinvio di questa Consiglio. È chiaro che laddove dovessimo decidere di continuare nei lavori, la discussione sarà serrata, sarà lunga, cercheremo di spiegare le ragioni che giustificherebbero un voto favorevole. Noi abbiamo lavorato comunque bene sulla questione del bilancio di previsione. Forse questa è una delle poche città d'Italia che non ha visto la TASU fino a oggi, dico fino a oggi perché questa nota veramente è datata praticamente stamani o ieri, tutta più. Ecco, è l'unica forza in una delle città d'Italia che non ha aumentato la tassa delle abitazioni civili, che è riuscita a ridurre alla metà, della metà, quella relativa alle associazioni del terzo settore del mondo del non profit. Cioè sono segnali politici di grande importanza e di grande impatto sociale.